Ciao a tutti, oggi siamo in delle antiche di cui... Sì, buonanotte. Non dirlo dove siamo, inventati qualcosa, non dirlo. Siamo? Non siamo. Non siamo, ok, non siamo, vi facciamo vedere dove non siamo, perché noi non diciamo mai dove siamo. E quindi non siamo da nessuna parte. Guardate un po', l'acqua. Per adesso è bassa, l'acqua è pulitissima, è cristallina, vedete? Andiamo sulla fiducia qua, andiamo sulla fiducia che non ci siano dei pozzi. Però andiamo sempre sulla fiducia e davanti ci sono io. Quando cammino, guardate un po' che cosa si muove. Si muove con tutti i sedimenti. Praticamente l'andata la facciamo con l'acqua pulita e il ritorno invece l'acqua gialla. Però volevamo andare a vedere questa miniera dove conduceva, perché diverse volte siamo già venuti in questo luogo, però d'inverno, e d'inverno fa freddo. Invece adesso siamo nella bella stagione, abbiamo l'acqua alle ginocchia già. Però alle ginocchia va bene. Il problema è quando l'acqua comincia a essere più alta. È alle ascelle che generalmente torniamo indietro, perché si bagna il cellulare. Dove ce l'avete l'acqua? Aspetta che mi giro. No, dai, l'uso. Ginocchio, dai. L'acqua... Io la chiamo acqua rotulare, alle rotule. C'è da dire che, guardate un po' questo segno. Avete visto questo segno che marca? Sembrerebbe un marcapiano, se no un livello di sedimento di acqua. Possibile che si sia riempita tutta d'acqua fino a questo livello? Potrebbe anche essere, perché questa riga continua, la vedete, continua e va oltre quello che possiamo vedere. È una sensazione stranissima camminare in qualcosa di morbido. Sembra di camminare nel budino. Ora vedo che lì si alza la volta. Se si alza la volta vuol dire che si abbassa l'acqua. Sicuramente una grande falda acquifera. Ci siamo? Perché è lo stesso marcapiano che troviamo di qua, lo abbiamo anche di qua, perciò è sicuramente stato creato dall'acqua. Sì, questo è un mare d'inverno, eh? Sì. Ho capito, ma quando la galleria era piena è una bella esperienza venire qua. Sentite il rumore? Faccio vedere. Ormai gli stivali non servono più, eh? Gli stivali è un... C'è qualcosa di moderno lì appeso. Ulla! Andiamo a vedere di cosa si tratta. Sono curiosissimo di... Ah, eccolo qua. Questo qui è un punto di riferimento speleologico, vedete? C'è un 3. Sicuramente è un rilevamento. È un rilevamento o di lunghezza o di quota. Non c'è dato sapere che cosa sia. Comunque è una cosa fatta da gli speleologi. Anche qua vediamo sempre dalle due parti, o poi di qua a destra e a sinistra, il livello dell'acqua come doveva essere in un determinato periodo. Ci sono tanti sedimenti gialli che chissà da cosa derivano, anche perché questa a noi ce l'hanno, diciamo che ce l'hanno venduta per una miniera di rame, però per adesso non ho visto delle concrezioni e delle... Forse un po' più. Ok, forse siamo usciti dalla zona allagata. Faccio un'altra foto, un attimo. Quando mi fermo è perché faccio le foto, eh? 3, 2, 1, foto. Ok. Qua l'acqua comincia ad abbassarsi anche il livello
Quindi qua è cambiato il numero, qua siamo al numero 4. Che è quello contrario. Quello era il 3, chissà un punto di riferimento particolare. Comunque una galleria in salita, non sappiamo dove ci conduce, andiamo avanti. Andiamo avanti, andiamo a vedere se... Faccio una foto, un attimo, una foto, sorriso, tac, fatta. Da questa parte poi si creano lo scorrimento dell'acqua. Quando c'è un piccolo impedimento si ferma una pietra, poi si ferma un'altra pietra, fino a un certo punto che si formano delle dighette. Vedete, c'è una dighetta, tutti dei salti di acqua, tipo dei gradoni, si vedono qua lo scorrimento, ma non ci vuole un giorno per formare una cosa meravigliosa come questa. Noi camminiamo sulla parte solida in modo da non rovinare. Una galleria molto lunga, non credevo che ci potesse essere una galleria così lunga da queste parti, specialmente così. Ok, andiamo avanti. Qua è cambiato il materiale, grigiastro. La galleria continua, come vi dicevo, sono gallerie molto vecchie, perché la miniera è molto vecchia. Non c'è nessun crollo, vuol dire che è stata costruita in un materiale molto, molto duro e compatto. Qui c'è di nuovo un rilevamento con una riga. Chissà di cosa stiamo parlando. Andiamo oltre, qua comincia un minerale ferroso, un vecchio cuneo che serviva per posizionare le lampade ad acetilene. Qua vediamo il classico lavorio della miniera, ecco qua. Qui c'era una stanza con una porta. Polveriera potrebbe essere? Assolutamente sì. Potrebbe essere la polveriera per decentrare gli esplosivi o i materiali, anche come il carburo che serviva per alimentare le lampade, lontano dalle gallerie. Possiamo vedere se dentro troviamo qualche candelotto. Infatti è piccola, bassa. Guardavo se c'è qualcosa che potrebbe assomigliare a uno scaffale, a qualcosa, o a delle mensole. No, sicuramente era contenuta in barili o roba del genere. Ok, andiamo avanti. Anche qui abbiamo dei crolli di minerale sulla destra e là è lo scorrimento dell'acqua sulla sinistra. Comunque una galleria lunga e dritta. Aia, comincia a scivolare. Comunque al momento non mi preoccupo, perché finché ho un po' di luce sopra la testa vuol dire che non ci sono grandi profondità, né di fango né di liquami. Vecchie travature, vedete qui. Ci sono sempre dei punti di riferimento, i vecchi picchetti dove venivano appese le lampade ad acetilene per poter lavorare o illuminare la galleria per poterci lavorare. Qua c'è una diramazione, addirittura una freccia. Una diramazione, non ho trovato una... Da che parte andiamo? Andiamo dritti? Andiamo dritti. Andiamo dritti, ok, allora. Siamo sempre nella galleria, continuiamo, è un po' monotona, dritta, però dietro l'angolo potrebbe esserci qualche sorpresa. Guardate, vi faccio vedere per terra dove camminiamo. Hanno posizionato tutte le assi che erano sul pavimento, le hanno posizionate ai bordi. E ci sono sempre questi punti di rilevamento. Qui abbiamo un 16. Forse la lunghezza 160 metri. Comunque la galleria va leggermente sempre in salita. Questo è buono perché non si crea l'accumulo dell'acqua, perché se cominciasse a scendere si formerebbe un lago, ma è un accorgimento fatto dai minatori per evitare che si formassero dei grandi accumuli d'acqua, anche perché una volta non c'erano le pompe idrovore come adesso, che servono per portare via l'acqua dalle miniere. Una volta l'acqua veniva portata via per gravità, cioè col vecchio sistema della pendenza. Qui c'è un pozzo e lassù forse c'è un'altra galleria, chissà. Ok, vi faccio vedere. Liquami molli, liquami molto molli.
Ok, guardate qua, qua c'è un'altra galleria che prosegue con dei detriti dentro. Come vi ho già detto nelle precedenti esplorazioni, quando si scavavano le gallerie per evitare di portare via grandi quantitativi di materiale, nelle gallerie che erano già state, nelle gallerie esauste dal minerale, venivano depositati i detriti come discarica, e questa è una di quelle. Vuol dire che qui hanno terminato i lavori e hanno proseguito. Andiamo avanti. Qua è cambiato completamente il tipo di minerale. Adesso abbiamo delle concrezioni bianche, carbonato di calcio sicuramente. E ci stiamo abbassando. Se ci stiamo abbassando vuol dire che sotto potremmo avere del fango sotto i piedi. Ok, andiamo avanti. Lunghissima questa galleria. C'è una temperatura molto piacevole qua dentro. Guardate dalle parti che cosa si è creato. Ma guardate qua dove stiamo andando. Continuiamo ad andare avanti. Ogni tanto ci sono questi scavi dalle parti. Servivano per posizionare il materiale. O magari quando si incrociavano due persone o due vagoni, si metteva da una parte una specie di slargo di manovra, di una specie di zona di manovra. Ok, continuo ad andare. Lungo la galleria una meravigliosa cascata naturale, uno spettacolo della natura, questa è da vedere, vale la pena solo venire qua per vederla. Guardate qui invece, non le tocco, ci sono dei liquami nerastri, sicuramente magari grafite, che si intersecano col giallo, col bianco e magari ci fosse anche il blu. Qui c'è una galleria che poi andremo a esplorare. Vi faccio vedere la cascata naturale che viene. È di qui che scaturisce la sorgente. La sorgente che... Allora, ragazzi, valeva la pena solo per venire a vedere queste tre cascate. Bisogna che gli diamo un nome. Mamma mia, che bello. Vieni qua a vedere. Quello che cos'è? Una concrezione marrone. Vai un po' a vedere, una cosa pazzesca. Guarda. Ma vai a vedere su che cosa c'è. Non volevo camminare qui. Che storia! Ma hai visto? Ma hai visto che roba? Ok ragazzi, adesso io non me la sento di camminare qua e rovinare questa meraviglia della natura. Guardate un po'. Posso provare ad andare, ma facciamo due fotografie prima di camminarci sopra, dai. Perché poi si ristabilisce tutto a po', si ristabilisce di nuovo. Però non con questa... Qualcuno c'è stato, è interrotto, si vedono le impronte. È interrotto il nero, diciamo. Vabbè, facciamo due foto e poi riprendiamo. Ok, voglio riprendere da questa... Questa vista meravigliosa, ma non ce n'è quattro, ce n'è cinque. Ma ce n'è di più. Mamma mia, ma va su all'infinito questa cascata qua. La cascata di Zabaglione va su all'infinito. Guardate un po'. Un attimo che mi asciugo le mani perché devo toccare il telefono. Guardate un po' quanti balzi fa. Uno, ne conto uno, due, tre, quattro, cinque, ne conto otto. Otto balzi d'acqua di questo carbonato di calcio che si è poi intriso di questo colore giallo. Una meraviglia. Andiamo a vedere l'altra, dai. Andiamo a vedere l'altra galleria. È questo che alimenta tutta la falda qui. Allora... Ok, andiamo a vedere questa. Ok, un'altra diramazione, c'è un po' di fango. Andiamo avanti. Ci sono sempre rilevamenti, speleo,
Qua siamo a quota, c'è due S scritte, non so che cosa vogliono dire. Guardate qui che ciappo calcareo unico che c'è su. Ma la cosa curiosa è che lassù c'è un altro inizio di scavo. Hanno seguito una vena di minerale e sono andati sopra. Bisognerebbe andare su a vedere se continua a un livello superiore. Probabilmente si collega con la cascata. E guardate lì, io questo lo chiamerei il trono del faraone. Guardate un po' che cascata, tutta a balzi di minerale che ha fatto. Ma guardate, un enorme mille sfoglie che si stacca dal muro. È alimentata da un piccolissimo laghetto lassù che fa scorrere l'acqua tutta divisa per questi terrazzamenti che poi si proseguono anche qua sui bordi. Ma guardate che meraviglia, una cosa spettacolare. Ok, mi giro, continuiamo, andiamo avanti. Guardate il livello dell'acqua, giallastro, vuol dire che c'è stato un periodo dell'anno che si è allagata. E tutta l'acqua sicuramente è arrivata da quella cascata a 8 balzi. Allora, qua... qua che cosa c'è? C'è un pozzo. Secondo me finisce la galleria e c'è questo grande pozzo di acqua nera, che però io direi di non andare a disturbare per evitare di scompigliare tutta la natura. Ok, direi di tornare indietro e anzi direi che l'esplorazione finisce qua. Mi giro, vi faccio vedere la lunghezza della galleria da dove sono venuto. Guardate, eccola là c'è la poltrona del faraone che vi dicevo, e niente, se troviamo qualcosa ci sentiamo all'improvviso.